La cittadella Pomiglio Blum ci accoglie con la sua nuova identity, che è poi il rinoceronte come da tradizione familiare, firmata però dal designer Milton Glaser, quello di I Love New York per intenderci. E questa è la cittadella che sarà. Anche qui c'è un nome che conta a progettarla, è l'architetto tedesco Hans Kollhoff, quello della Kollhoff Tower, grattacielo nella Potsdamer Platz di Berlino. Sarà come un nuovo Aurum, dal costo di circa 10 milioni di euro. Accoglierà gli uffici della Pomiglio Blum nell'anno del G7 e c'è lo storico direttore della rivista Domus, l'abruzzese Nicola Di Battista, che la cittadella la racconta così. Si potrebbe dire che abbiamo dato una forma a questo spazio dove voi siete. Cioè questo spazio dove voi siete verrà preservato, sarà uno spazio libero. Ci sarà una grande corte, ci sarà una grande porta, ci saranno dei giardini, soprattutto chi ci lavora dentro potrà stare dentro. Ecco, quindi questo è un po' quello che noi abbiamo cercato di fare. Un'agora, una piazza, un luogo d'incontro e si vede tanta bella gente, si dice. Franco Pomiglio, nuovi uffici, un nuovo Aurum nasce sulla riviera di Pescara. L'Aurum è molto bello e devo dire che mio nonno aveva fatto un gran lavoro con Michelucci. Diciamo che la struttura e la logica è molto simile, perché c'è un impianto industriale preesistente e un progetto con grandi architetti che lo vuole nobilitare. 2024, un anno di grandi sfide per la Pomiglio Blum, leader nelle classifiche internazionali, e poi a chiusura di questo anno il G7 a Pescara. G7 a Pescara direi che è un'ottima sfida, e tra l'altro una sfida che si terrà all'Aurum, quindi questo dimostra come un impianto industriale pensato per essere non solo funzionale ma soprattutto bello, arricchire la città, sia come dire un dono che poi viene apprezzato anche a livello internazionale. E dal punto di vista chiaramente della nostra propensione verso l'internazionalità, il G7 è un giusto connubio. Oggi l'85% del nostro mercato, dei nostri interessi è all'estero. Pomiglio Blum è sempre alla ricerca di nuovi talenti del territorio e li alleva anche con una summer school con l'Università di Maastricht a settembre. Sì, e questo direi che è uno degli heritage che stiamo cercando di portare nella città, quello di combinare università di spirito internazionale, soprattutto forti negli studi politici, di scienze sociali, e ovviamente la nostra cultura e la nostra professionalità. Sarà così la grande Pescara?